Ciao ragazzi! Oggi parleremo della storia di Tommy Caldwell, un uomo che è riuscito a realizzare un'impresa pressoché impossibile. Tommy Caldwell è un alpinista e arrampicatore statunitense che nel gennaio 2015 ha scalato per primo in arrampicata libera, insieme a Kevin Jorgensen, la via Dawn Wall su El Capitan, realizzando l'arrampicata libera più difficile al mondo. L'El Capitan è una montagna degli Stati Uniti d'America alta 2307 metri, situata nello stato della California, nel Parco Nazionale di Yosemite, nella zona nord-occidentale della Yosemite Valley. È possibile arrampicarsi su questa montagna da 70 punti diversi, tuttavia quello più difficile è chiamato Dawn Wall. Ma partiamo dall'inizio. Tommy Caldwell inizialmente diventa famoso per essere stato rapito in Kirghizistan da terroristi locali, riuscendo a fuggire all'ultimo secondo, poco prima dell'esecuzione. L'anno successivo la sua carriera da scalatore è messa a dura prova a causa della perdita parziale del dito indice sinistro in un incidente domestico. Ma questo non fermerà la sua passione di scalatore, quindi ha superato il trauma ricominciando a scalare ai massimi livelli. Dal 2002 al 2012 compie una serie di imprese, scalando da più punti la gigante montagna El Capitan, una delle montagne più difficili da scalare. Tommy ha scalato ogni punto di questa montagna. Ogni arrampicata veniva conclusa in giornata, e una di queste pareti fu addirittura scalata ben due volte in due giornate consecutive. In pratica la versione umana e reale di Spider-Man. Ma è nel mese di gennaio 2015 che il suo nome e quello di Kevin Jorgensen compaiono sulle riviste e nella storia. I due decidono di scalare la parte frontale della montagna, la Dawn Wall, scalandola completamente a mano libera. Caldwell aveva intenzione di effettuare la scalata dal 2007, non riuscendoci subito a causa di infortuni e della difficoltà nello svolgere l'arrampicata. Quindi, quest'ultimo insieme al suo amico scalatore Jorgensen hanno iniziato letteralmente a studiare la montagna, cercando di capire dove poggiare le dita in ogni singolo punto. Questo a causa del fatto che la Dawn Wall è la parte più ripida, quasi come se fosse un palazzo, e i suoi appigli sono davvero pochi. I due, quindi, ci hanno messo quasi 9 anni per compiere questo lavoro, segnando ogni singolo punto di ogni singolo appiglio dalla quale avrebbero fatto trazione. La montagna fu divisa da punti chiamati pitch, che andavano scalati giorno per giorno, e ogni singolo punto poteva rubare anche tutta la giornata. Tuttavia, tra tanti tentativi e tanti fallimenti, Tommy e Kevin iniziano a scalare la montagna, fino ad arrivare al suo punto più difficile, la pitch numero 15, un lato della montagna che non aveva appigli, quindi i due erano costretti ad allungarsi il più possibile per arrivare all'appiglio successivo. Caldwell, dopo tanti tentativi, riesce nell'impresa, essendo anche molto alto. Ma Kevin, di statura più piccola, non riesce ad arrivare all'appiglio,
decidendo quindi di mollare la scalata, iniziando a supportare psicologicamente Caldwell. Il passo successivo, ovvero la pitch numero 16, era un punto dove per raggiungere l'appiglio bisognava letteralmente saltare, e Tommy non riuscì in questa impresa. Quindi quest'ultimo decise di arginare il problema riscendendo la montagna e riscalandola da un altro punto, riuscendoci finalmente, superando i due punti più estremi e complicati dell'El Capitan. Tuttavia, Tommy non era contento, perché voleva che anche il compagno Kevin doveva riuscire in quell'enorme impresa. Quindi decide di fermarsi e aspettare l'amico. Jorgensen, quindi, fermo alla pitch numero 15, prova e riprova e ririprova, di giorno e di notte, in ogni momento della giornata, rovinandosi le dita più volte a causa degli appigli poco sporgenti. Stanco e senza fiducia in se stesso, con la pressione dei giornalisti che si trovavano ai piedi della montagna, che non facevano altro che scrivere sui giornali che Jorgensen era solo d'intralcio per Caldwell, quest'ultimo voleva mollare. Tuttavia Tommy continuava ad incitarlo a non fermarsi. Con un movimento impossibile da spiegare, Jorgensen riesce a compiere quel punto di scalata, lasciando ammutoliti tutti coloro che lo stavano guardando. Tutti festeggiano, ma tutti sono consapevoli del fatto che Jorgensen dovrà affrontare l'altro tratto, quello dove bisognava saltare, cosa che Tommy non era riuscito a fare, dovendo scalare il punto dall'altro lato. Jorgensen, totalmente impazzito e preso dall'adrenalina, decide di non riposare e di cominciare a scalare sin da subito la pitch numero 16. Dopo 1000 tentativi, eravamo punto e a capo. Kevin non ce la faceva. Tuttavia decide di continuare a provare ancora una volta e con un balzo che non ha nulla di fisico,
Jorgensen riesce ad appigliarsi alla sporgenza, raggiungendo felicissimo Tommy. Da quel punto in poi, per due come loro, l'El Capitan era facilmente scalabile, riuscendo alla fine a compiere l'impresa in 19 giorni. Nell'arco di questo periodo sono stati su una montagna ripida, quasi come un grattacielo, in condizioni non umane. La notizia ha un forte impatto su tutto il mondo, a tal punto che l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, si congratulerà con loro su Twitter. Un'impresa che ci fa capire che se si vuole qualcosa nella vita, con la forza di volontà la si può raggiungere. Ad oggi Tommy e Kevin continuano a scalare montagne, macinando record su record.